Cosa cambia? Ah. Fai la X e dai. Era piena. E attacca scivolando sul suo stomaco. Quindi suppongo che il combattimento avverrà nella pianura invernale dove abbiamo combattuto contro il Buggy. Caccia. Bestia abominevole, fa tutto quel che le fa. Questo è la convinzione. Forse una la lepre. Bella domanda. Questo è il suo modus operandi di attaccare. Scivolata argente all'Agon B. Agon B suona meglio. Ah sì, è vero che ti lancia anche le palle di neve. Il fatto è che non so se le palle di neve, come nei vecchi capitoli, ti lasciano allo status congelamento oppure ti caricano solo. Bomba sonica. La bomba sonica è come una bomba accecante. Semplicemente funziona ad effetti raggio sonoro. Quindi per un nemico come un Lagon B, orecchie giganti, è perfetto. E perché è meglio della sfera accecante. Però anche la sfera accecante. Oh, può cadere. Campo di ostriche. Però si mangia. Arconi. Questi pesci sono aggressivi, attaccano. Questo è un sasso, sono... Dopo se un pesce. O blu. Funghi blu servono per, uniti alle erbe verde, alle erbe verdi, a costruire... Creare le pozioni. Finare le pozioni. O parla come li bare piani. Vabbè, te lo... Allora... Questo invece è nuovo, cioè... Credo di averlo mai visto. È un'anteca, se non sbaglio. Sì, è un'anteca. Beh, non credo di averlo... No, su Generation... Sbagliando, c'era su Generation. Sarebbe praticamente un... Cervo, non mi viene il nome del cervo, porco. C'è qualcosa... Gatto che... No, è il mio gatto? Kitton si chiama... No. Cos'è quello? Ah no, il gufo. Mi viene il nome del... Servo. Kelby. Il nome del Kelby. E cioè, l'antega sarebbe un Kelby, ma... Spada grande, fa un danno tremendo. E funziona che ogni attacco, l'attacco di Q può essere caricato. E bisogna rilasciarlo in un mezzo secondo per scappare. Dobbiamo combattere. In ogni caso, funziona, il Lagon B funziona che la spada grossa funziona che l'attacco va caricato. Poi danni extra. Sarebbe caricato. E ha circa un margine di secondo. A rilasciare quando diventa bianco. Se si tiene troppo a lungo il danno non sarà massimo. Se invece si tiene il momento o così, farà il danno massimo. Se lo colpisco, ovviamente. Ecco, non lo faccio. Ehi, questo. Data. Data. Volata. Alla dinamica. Basta solo stare di lato, pal. E la scivolata qualche volta la fa tripla. 46 di danni. L'ho dovuto rilasciare perché sarà fatto. E questo è traditorio, questo attacco, perché è remoto e non mi permette di schivare. Diciamo che mi fa una mezzo stordimento. Mi permette di muovermi. Il fatto è che è un'arma molto lenta, va a attaccare e riporre l'arma, altrimenti rimaniamo immobilizzati. Arma. Arma.
schiaffata. Così. Ed è 69. Nice. Ogni caso l'abbiamo atterrato. 86 di danni, vedete? E 3, oddio. A parte che ho anche il critico. I danni gialli sono danni critici. I danni bianchi sono danni normali. Dovrebbe essersi arrabbiato perché... La piatella. Era in questi... Che quando sarà incazzato ne farà una trigger. Farà una l'ha lanciata a me, sei cretino. Farà una tripla scivolata, suppongo. Volevo il pronto. Cazzato e per. Pensavo di stordirlo, invece no. Era un momento perfetto per. Non se ne scusa. Ok, adesso dovrei riuscire a rimbambirlo. Quando alza le orecchie per spaventarvi, se lanciate una bomba. Ok, cavalca. No! Non rompere! Voglio cavalcare il Viper! Tuino! Allora, vediamo. Attacco normale. Fatta di emergenza. Oddio. Ah, con la Y si stordisce e si cavalca l'altro. Io puntando sul Lagombi. Ok, ho sbagliato, sì, lo ammetto. Ma puntando sul Lagombi, come dire, mi funziona a me. È meglio così. 42 di danno. Sto puntando sul Lagombi, quindi a sto punto è meglio cavalcare il signorino Buggy per attaccare il Lagombi. Faccio più danni possibile. Ancora cavalcabile, vorrei capire come. Dovrei averlo addormentato. L'ho addormentato! Ma è una figata! Gli ho sputato in faccia e l'ho addormentato. Con lo stesso effetto. Allora, mettiamo la botte. Attaccarlo. E tra l'altro ho notato che l'ho chiamato Virgus, non Virgus. Oh, è la B è vicino alla V, l'ho chiamato Virgus, non Virgus. No! Ho perso il bonus sonno! Cazzo! Ho perso il bonus sonno! Avrei fatto 160 danni. Allora, rimbicellimento, chiamiamolo così, della sfera accecante. È ottimo, il problema è che crea uno status semi-aggressivo, cecità semi-aggressiva, quindi nonostante non riesca a vedere troppo bene, è aggressivo, quindi potrebbe farvi molto male. Non è incazzato, ma è aggressivo. Prendiamo l'arma, prendiamo il soccorso. Vorrei capire cosa fa la lama cura. Lama cura, che cosa deve fare? Immaginavo la Makura. Che a chiederle ste cose. Makura andare a dormire perché credo sta sbavando, quindi ah. Non fai paura a nessuno. Io l'ho sempre considerato un mostro debole, anche se su Generations era un mostro della terza regione, sbaglio, dove c'era il Gammoth. Gammoth era una specie di mammut. Niente, dovrebbe essere un mostro difficile, ma pattern molto prevedibile. Una specie di Arthuros, ma questo è molto più aggressivo, però. Dico perché c'è famata della neve che se vi becca. Salta! Se vi becca è bambito a. Questa è comparsa la scritta probabilità di cattura. Solito compare quando hanno poca vita. Io mi fai. Abbastanza. Attacchi di seguito.
Vai. Overs. Prendi per me. Vada, è rimbalzata contro il suo. Questo dovrebbe curare. Oddio, questo. Fatto di cura. Terra, faccio un altro attacco caricato, questo dovrebbe essere. No, ho premuto per esempio per sbaglio L1 e quindi. Vedete, quando un mostro è stanco diventa semigoffo. Quindi farà questi attacchi caricati che fa. Fanno danno, sì, lo stesso danno di prima. Il problema è che gli mancherà. Nel senso, non è che gli mancherà. E atterrerà in maniera goffa. Per terra è diventando molto facile bersaglio. Questo dovrebbe essere arrabbiato. Spero che morisse, perché comunque deve avere pochissimo. Provando. Sapevo. L'abbiamo preso. Questo è il lago. E signore. In ogni caso, non è. Infatti, fatto due. Prendi sduci? Sì, ci sta. Ricordo Yagi, allo Yagi di. Fattere alle stesse identiche. Adesso che mancano 60 secondi. No, sono sicuro che è possibile skippare. Parli questi 60 secondi. Ma. Non so come si faccia, onestamente. Ma ne approfitto più che altro per raccogliere più oggetti possibili. Regione. In caso, missione compiuta. E dovremmo aver sbloccato le missioni urgente. Le missioni urgente, avete sentito bene? Perché è una sola missione. Missioni per sbaglio. Quindi prendiamo tutto. Vediamo chi è il nemico urgente da battere per. Ho tre? Andando su due. Riflettendo, secondo me sarà un veloci. Quello blu. Bene bene, Vio, a quanto pare stai dando buona caccia, letteralmente. Ah, dimenticavo. Lori, non lo so, ha chiesto Iori, penso sì. Ha chiesto il tuo aiuto. Di solito se la sbriga da solo, ma deve aver visto qualcosa di speciale. E tutti qui a Kamura ne sono sicuro. Hai del talento, Job. Cerca di non deluderci. Bene, vai pure, non fare aspettare. Quale mostro potrebbe? Dovrebbe. Da un po' che trovo su mappa Maxi. Hai sentito parlare di Maxi? Sì. Cattura che una volta. È in man che non si senti sfruttato. Ha dato il tuo interesse? Bene, eccoti. Provalo. Prossima volta e vai a cazzo. Infatti, ho capito che sono una specie di teletrasporto verso regioni speciali. Non ho capito dove. Per favore, quando nuovi occupa. Canin. Dovrebbero esserti molto. Un po' complesso. Però qualcuno. Sarai in grado di estrarne uno dei tuoi? Mostri consegnando oggetti. Varie ricompense. Guarda di parlare con la persona. E prevendono che porti un oggetto. Tecnicamente sono le missioni secondarie. Porta un comando. Matale. Ya, Kimika.
Prendi con la tua spada. A me la Makura, pergamena. Tecniche per il mio compagno Kanai. Poi combinando, se non sbaglio. Però soporifero, la grande. Ah, adesso non c'è più la probabilità di fallire. Questa è una cosa che mi piace. Perché una volta, a parte raccogliere tanti prodotti, bisognava anche avere la possibilità di avere successo nella creazione. C'era per esempio un 80%, 20% di fallimento. E questa probabilità di fallimento si diminuiva comprando libri alchimia, crafting, successo. Tuttavia c'era comunque la possibilità di fallire quel 5%, magari perdere quei materiali, perché i materiali falliti durante una creazione vanno persi. Per arte. In ogni caso, ho una bomba soporifera. E poi per farmi la trappola, se non sbaglio, mi serviva un Eder e una ragnatela. Non so, ok, ho due di Edera dovrebbe essere verde come l'erba. Attenzioni. Trappola coperta, rete. Poi trappola coperta, servono un trappolatore e una rete. Beh, la rete si fa. Due trappole, in realtà ne posso creare. Invece intrappolatore di insetto elettrico per fare la trappola a paralisi. Invece un insetto paralisi. Paralisi. Insetto elettrico. Paralisi o insetto elettrico? Elettrico. Pioni. In ogni caso, adesso abbiamo due trappole. In realtà ne basta una sola. Meglio essere previdenti. È tutto. Magari usare per sbagliare. In ogni caso, vediamo che cosa vuoi. Avvio, grazie di essere venuto. Ah, ricordi quando il fornitore di Yomogi è rimasto la creatura? Non so perché, ma da allora molti altri mostri hanno perso in modo strano intorno alle... So che i mostri diventano irrequieti quando la furia si avvicina, ma è strano. Siano tutti noi. Oltre il mercante, ha una presenza. Ora in tutto il villaggio si parla di vantaggio. Brividi, vero? La notizia è arrivata allo Anain e di un... Corsi alle rovine per... Ora ho sentito dire che è stato visto... Aiutami, Vio, daresti la caccia con l'Acnoson mentre io vado. Pagni? Vai a accettare la... Prego. Lo vediamo. Povero Iori. Poverino. Però io che vado a spezzarmi il collo. No, non sono poverino. Oggi andrai a caccia di un Acnoson. Questo mostro ha un attacco particolare. Apre a ventaglio la cresta. Ah, ma è tipo il pollo. Non è mica il pollo. Però io devo osservare. Hai visto. Però sì, sembra un pollo. Penso che sia il pollo lì. Yankutku, così si... Questa di bambù. Questo non l'ho mai visto. Parti ingannato. Però sì, le sembianze più o meno Lian Kutku. Più o meno, eh. E più male. Acnos. L'ho mai visto.
Nessun Monster Hunter, quindi sì, io penso che... Non credo sia. Max insetto filo, vediamo dove mi porta. Risparmiare chissà quanto. Quello cos'è? Un Oliver. Tiene il nome. Orso. Ah, dimenticato di parlare. Ah, sta memoria. Guardate quando ce l'avete sulla punta della lingua, non vi viene il... Non voglio cercarlo, voglio... Con la memoria, perché... Arzuros, porca miseria bastardo, Arzuros. Oh, cos'è? Questo è nuovo. Grido. Ehi, questo... Oddio, fuoco. Allora, lo sfuoco riduce la vita. Come... Poi, praticamente, se salta nell'acqua ci curiamo. Oh, sputa, se fuoco questo... la katana. Arma che so usare meglio la katana. Ottamo. Ho la cura. Essendo un mostro nuovo non conosco le pattern. Antico. Devo studiarlo prima. Proprio come sto. Bomba letame dovrebbe attirare l'attacco degli altri nemici. E comunque le palle di fuoco non dovrebbero male per lui. Allora, ci sono due mostri lì vicino. Però vedo che si stanno... Perché se si attaccano tra di loro posso cavalcarli. Alla grande. E Y era per attaccare. Ho fatto male al fatto. Ho fatto malissimo. Una triplo. Ma cosa c'è? Ah. Fai la X e da. Era pieno. Porca miseria. Però con te Arthur. Aiutarmi ad uccidere questo. Anzi, io ti rispetto, grazie per essere venuto. Sono amichevole, c'è la bocca infuocata, quindi mi... Ok, se ha gridato così, gli ha cambiato pure il colore del piumale. Molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Oh, no, 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 no. Oh, polo, 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 polo. Oh, polo, 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 polo. Oh, polo, polo, polo. Fai il bravo. Fai il bravo, Speedy Pollo. Oddio, 44, mi è stato un critico bellissimo. 44 danni, è stato bellissimo quel critico. Però abbastanza in alto, se no avrei potuto. Più che altro, la spada grossa, tra i vari attacchi che ha, anche l'attacco... Non è un attacco.
tecnicamente non è un attacco, che sto a dire? Ha la difesa parata. Premendo R2. Come funziona? Diminuisce, non blocca. Non blocca i danni. Diminuisce di un tot. Porto il gatto? Che di solito quando dici. Forse perché. In ogni caso, non muore, però si ritira per un po' di tempo. Sto dicendo, c'è la parata che diminuisce di un tot i danni. Di tanto. No, di tanto, circa un 80-90% al gioco. Generation era un circa 100%, ma diminuiva anche la resistenza dell'arma. Che ora che abbiamo la quota illimitata, diciamo che ma su Generations, per esempio, hot. Il fatto che c'è la saliva, quindi penso che sia catturabile. Questo è un attacco speciale. No. Il fatto che stia salivando mi fa pensare che stia per... Eccolo. Proviamoci. E poi se si lanciano due bombe soporifere, lui dovrebbe addormentarsi. Abbastanza poca vita. Andiamo, è solo stanco. Però in ogni caso vedete che è molto utile usare le trappole perché, per esempio, paralizzato abbiamo. Sta scappando. Buona, la pozione. Buona, tossico, ba. E in ogni caso. Vediamo questo acqua. Non è troppo di. È più stronzo rispetto agli altri che abbiamo visto. Sta mangiandoli. Ovviamente non so se si curi. Cioè, sì, si cura, però non so se. O per forza interromperlo, oppure basta fargli un po' di danno e lui non si cura più. Ha funzionato. Ho fatto il beccolio. Attacco palla di fuoco non mi piace. E non c'è acqua intorno. E fare la svungata. Fare la svungata. Io sono contento che tu fornisca supporto di qualità, però non stai mettendo le trappole, quindi non mi piace. Ok. Stai mettendo le trappole. Mi pare che le devo equipaggiare. Non ho ancora messo neanche una trappola in nessuna missione perché devo. Comunque no. È tutto diverso dal pattern di. Era molto più strano. Perché era un Apple. Fare la corsa stupida. Avvicinarmi per. Sì, sì, la sta per fare, lo so. Ah! Questo è un attacco di Yankutku. Ho questa corsa goffa. Video. Attacco tipico. Ho molto spesso. Poi c'era la beccata. Ah, penso che ci sia anche su questo. Solito ogni Hunter. Trae dai vecchi Monster Hunter e riporta qualche mostro. Io spero che ci sia l'Astalos, perché lo speed dell'Astalos sarebbe davvero bello. E anche facilissimo, ma molto più. Poi l'armatura è anche. Sono abituato alle patte. Erba. Quello che ho capito dopo la beccata ho circa 4 secondi. Oh. Ho ancora atterrato però secondo. Non ho atterrato neanche una volta. Quanta vita ha questo?
cammino sulle aree infuocate, prendo fuoco così. Alla resistenza. Corri, Frank. Ehi, dovrei andare a dormire. Le mie armi, ma come ho fatto a prendere? Questo me lo dovete spiegare. Ok, probabilità di cattura 91%, me l'ha suggerito il mio amicone. Aspetta. Il fatto è che trappola coperta contro i mostri volanti non credo. E non provare. Perché di solito i mostri volanti basta che volano via, effettivamente, se ci pensate. Prendo un mostro volante. Ok, l'abbiamo catturato. Così si catturano i mostri. Li mettiamo in una trappola e poi li facciamo addormentare con le sfere. Non ci vuole solo una sola sfera. E adesso attaccare non lo risveglierà, state tranquilli. Non lo possiamo neanche uccidere. Ma è catturato. E non ci vogliono più 60 secondi. 60 secondi li danno di solito per permettere ai giocatori di raccogliere il cadavere dalla carcassa e le varie parti mostro. Però catturarlo ne dà molte di più. Rispetto all'uccisione.